Un po' hai risposto anche prima, no? Rispetto al fatto che la scorsa stagione forse dovevi giocare in un certo modo e quest'anno sì, in un altro. Sì, io comunque, anzi il mister Conte vuole che i centrali usino il lancio lungo per trovare gli esterni e mettere in possibilità di giocare l'uno contro uno, quindi quando è possibile rischiamo questa giocata, però è preferibile giocare la palla vicino, anche perché vicino c'è Andrea Pirlo, quindi è tutto dire. Voglio dire. Senti, invece l'anno scorso c'erano dei limiti tecnici rispetto per esempio alla squadra di quest'anno? Ma diciamo che chi è arrivato quest'anno ha alzato la qualità, perché parliamo di giocatori che fanno una differenza, come è stato Vucinic, come è lo stesso Pirlo, quindi certo, la qualità si è alzata, però anche l'anno scorso eravamo una buona squadra, forse ci è mancato quel pizzico di cattiveria in più, soprattutto contro le piccole. Ecco, invece il tema di Calciopoli ricorre necessariamente, tu che ne pensi? Ti sei fatto un'idea? Io credo moggi, che sia giù. Sai, i nostri telespettatori, come dire, lo vivono con un grande pathos. Sicuramente è una persona, un personaggio del calcio che ha fatto la storia nella Juventus e negli anni positivi della Juventus. Io credo che quegli scudetti sia giusto che la Juve arrivi fino in fondo, perché l'ha guadagnati sul campo. Poi si è messo in mezzo purtroppo un tribunale a decidere, non è mai bello quando si parla di calcio. Certo, questo però è vero. Se questo è il volere del presidente e di tutte quante la Juve, è giusto che la Juve arrivi fino in fondo. Allora io andrei a leggerti la mail 8, perché la 7 di fatto te l'avevano già proposta, cioè quella sull'eventuale arrivo di un altro difensore centrale, mentre Federico ti chiede, a proposito di Inter, come giudichi l'eventuale ritorno di Eto'o all'Inter dopo la cessione del mercato estivo, che è un po' la voce di questi giorni. Moratti ha detto che in realtà non si fa, però chissà mai. Ma non, sinceramente non sono stato tanto a guardare questa notizia, anche perché secondo me è un po' del surreale, un giocatore top che ha fatto una scelta del genere, non penso che a distanza di un mese o due dall'inizio del campionato possa scegliere di ritornare, anche perché ha fatto una scelta credo, perlomeno da quanto ho letto, un po' per il progetto di riportare in alto questa società russa. Escludendo i soldi che ha preso. Sì, anche per quello, sicuramente ha fatto una scelta un po' completa, di vita, sia per quanto così riguarda a livello economico, ma anche preso dal progetto, se così è stato. Poi è normale che uno vive la situazione, magari non si trova bene e vuole tornare. Però come dice, facciamo il discorso di Ibra, secondo me è un po' prematuro, anche perché una società che vuole lanciare la propria città, i propri colori, come la squadra russa, sia un po' difficile che si privi di Eto'o, che è il top per quanto riguarda gli attaccanti. E poi non sarebbe un pochino poco rispettoso verso i giocatori attualmente presenti nella rosa dell'Inter? Forse, non so, domando, da calciatore a calciatore. Sicuramente io, se dovessi tornare un giocatore come te, sarei contento se fossi il compagno della squadra dove va a giocare, perché è in grado di deciderti una partita da solo. Poi se guardiamo il fatto che ha lasciato l'Inter per andare a seguire questo progetto, che vuoi un po' per i soldi, vuoi un po' per la voglia di rimettersi in discussione, un po' di malumore lo potrebbe creare. Abbiamo la rinascita della Juventus fino adesso, Leo? Io credo sia da attribuire un po' a tutto, le componenti, uno stadio nuovo, un allenatore nuovo, la voglia di cancellare quello che è stato il recente passato della Juventus, dei giocatori che sono arrivati che magari lo scorso anno, come me, non hanno compiuto quello che si aspettavano i tifosi, cioè un anno di risalita. E quindi questo mix di cose ha fatto sì che per il momento, e speriamo anche nel prossimo del campionato, sia tornato quella juventinità da parte di tutti in campo e fuori, anche a livello di tifoseria, perché vivere la partita del Milan come l'abbiamo vissuta noi nel campo, ma soprattutto poi rivedendo l'immagine, dal calore che ci hanno dato i tifosi, è stata una cosa, l'espressione della juventinità al massimo livello. Sei contento di essere rimasto? Perché sai che si parlava, insomma, c'erano un pochino di voci di mercato che ti vedevano vicino allo Zenit, Spalletti che ti voleva, eccetera eccetera. Sì, insomma, la trattativa c'è stata, è arrivata quasi alla fine, poi
non c'erano le condizioni sia da parte della Juventus che da parte mia di chiudere, e non si è fatta questa cosa. Io sono contentissimo di essere rimasto qui, avevo voglia di cancellare e di dimostrare quello che è stato, che sono, e quello che lo scorso anno è stata una sorta di stagione d'ambientamento. Un po' per tutti. Sì. Comunque poi in Russia fa più freddo che in questo studio. Quello sì. Quindi sappilo questo, che è tutto dire. Va bene, senti, Annabella invece ti chiede: com'è giocare in difesa con Pirlo davanti alla difesa a smistare palloni? Qual è il suo più grande pregio calcisticamente e anche come compagno di squadra? Beh, sicuramente quando sei in difficoltà sai che lì la metti in banca la palla, quindi sei tranquillo. Sicuramente questo è il pregio. Andrea vede la giocata un secondo prima rispetto agli altri, poi anche in situazioni di difficoltà può dare palla che lui ti dà tranquillità nel gestirla, nel tenerla e non farsela rubare. E come compagno di squadra c'è un pregio che lo caratterizza? Credo che, a differenza di quello che può sembrare, Andrea sia simpaticissimo. Ma lo dicono in tanti, Può sembrare con questo sguardo cupo e faccia, tra virgolette, triste, che non è triste, che dimostra davanti alle telecamere. Poi nel privato, quando siamo negli spogliatoio a pranzo, a cena o comunque sia in situazioni comuni, è il primo a fare la battuta, a tenere banco, e quindi credo questo sia il suo pregio. Come ti trovi con Chiellini a sinistra e con invece Andrea Barzagli al centro della difesa? Ah, Andrea ha dimostrato in questo inizio di campionato, ma io lo dicevo già dall'anno scorso, che la Juventus aveva fatto un grandissimo colpo con Andrea a gennaio, e soprattutto per quello che era stato pagato, perché è un difensore completo, ha senso dell'anticipo, ha colpo di testa, senso della posizione, tatticamente disciplinato, tecnicamente valido, quindi penso che giocare accanto a lui a me mi può soltanto migliorare. Poi anche un ragazzo mi sembra molto pacato. Sì, è uno tranquillo, sempre disponibile. Poi anche lui sta sempre allo scherzo, è uno che scherza. Questo è importante. Quindi, insomma, no, c'è una buona sintonia. E speriamo che, se Giorgio sia contento di girare a sinistra, la difesa possa conservarsi in questo sempre. Modo. Va bene, ce lo auguriamo. Senti, invece, allora, la domanda: cosa ti piace fare nel tempo libero e quali sono i tuoi hobby? Ci hai già risposto prima. Andrei all'ultima, che è un pochino più, come dire, profonda in un certo senso. Te la scrive Lisa, che ti chiede che cosa super... No, scusatemi, ho scritto cosa, ma in realtà è un come. Come superi i momenti difficili, cosa un po' difficile. Se ad esempio non giochi una gara, per esempio, come trascorri quella domenica? Sei arrabbiatissimo, non ti si può parlare? Ma io, quando nelle partite che non ho giocato in questo inizio di stagione, ho cercato sempre comunque di rendermi disponibile e di lasciare i problemi, tra virgolette, problemi di calcio fuori, all'interno del campo, e non portarli o fuori con gli amici o a casa con mia moglie. Magari ne posso parlare, ma non è che non mi si può avvicinare. Ti viene un po' di mal di stomaco? Dà un po' di fastidio, perché è normale, uno lavora tutta la settimana, perché poi arrivare la domenica e mettere in campo quelle che sono le proprie caratteristiche, i propri gli insegnamenti avuti durante la settimana. Dà un po' di fastidio, però capisco che, tra virgolette, sono delle scelte che il mister fa per il bene di tutti, e quindi, certo, è inutile prendersela o fare scenate, non ha senso. Ma se sei proprio triste, c'è una cosa che fai che ti fa passare la tristezza, oppure no? Te la fai passare piano piano? No, me la faccio passare piano piano. O magari è successo un paio di volte che sono arrabbiato, me ne vado a fare shopping. Shopping spietato, sì. Vabbè, così ti scarichi. Devi giocare come difensore centrale. L'anno scorso come centrocampista, ma Dell'Eri non l'ha ascoltato. Allora abbiamo sbagliato qualcosa il Vedi? Discorso. Mister, doveva ascoltare Dino da Cosenza, doveva farlo giocare a centrocampo. Ma tu ti vedresti a centrocampo? Diciamo che è il ruolo che ho sempre fatto dai 15 ai 18 anni per diventare difensore. Sì, giocavo a centrocampo, mi piace, perché comunque sia da lì passano tutti i palloni, e quindi è un po' il filtro. Per uno che piace, a cui piace giocare la palla come sono io, il centrocampista sarebbe il ruolo ideale. Però chissà, vediamo. Mister Conte, così magari si vuol guardare filo diretto, non si sa mai, no? Tanto dice, no, hai piedi buoni, no, come no, dice Dino. Miglioriamoci come difensore. Basta. Va bene, d'accordo. Allora abbiamo finito, grazie a Leonardo Bonucci, in bocca al lupo per la grazie sfida contro il Chievo tutti i e soprattutto per il proseguo della stagione. Grazie. Sempre così.